essermi fatta l'autoritratto, ho sentito subito un forte sollievo, come se dovevo farlo, cioè non mi serviva. Beh, partecipare al progetto è stata un'esperienza interessante, nuova, che diciamo mi ha anche aiutato a uscire fuori un po' dal mio bozzolo che mi ho creato intorno e permettermi di riuscire a farmi una foto senza che scappo oppure senza doverla cancellare subito perché non mi piace. Infatti non ho quasi nessuna foto fino adesso mia, a parte quello quando ero troppo piccolo. Partecipare a questo progetto è stato difficile ma liberatorio, perché comunque io per gli altri sono sempre felice o allegra e non raramente sono arrabbiata o triste o le emozioni che hanno chiesto di fare in questo progetto e quindi mi sono un po' liberata. Partecipare al museo, cioè il progetto del museo è stato molto, molto bello, mi è piaciuto. Il compito delle foto però mi ha messo un po' in crisi, diciamo, però è stato bello, mi è piaciuto molto. Beh, lavorare a questo progetto è stato un lavoro molto lungo, perché siamo in ballo da 2 mesi circa, però è stata una bella esperienza, mi ha formato tutta
una bella esperienza, sì, mi è piaciuto. Per me partecipare a questo progetto è stato molto importante e è stato anche molto interessante per me, ma anche rispetto a quello che ci ha insegnato Cristina, rispetto alle emozioni e a quello che comunque abbiamo dentro e possiamo tirare fuori. Madre. Con mio fratello. Con il mio ragazzo. Con mio fratello. Con mio padre. Con mia sorella. Con il mio ragazzo. Un mio amico. Con mia madre. Mia sorella. Lavorare al progetto è stata comunque sì una bella esperienza, anche perché ho capito che dalle foto, dalle emozioni che ognuno di noi ha tirato fuori abbiamo molte cose in comune, ma che nessuno ne parla.